A tutti voi il mio saluto cordiale e fraterno, questa 26esima domenica del tempo ordinario per noi coincide con il ritorno a Dio di Padre Civerra. Non possiamo, Padre Giuseppe Civerra, il santuario parla di lui. Tutto il santuario, la costruzione, l'organizzazione pastorale, la diffusione della devozione al Santissimo Salvatore parla di lui. La televisione, la diffusione del Vangelo che si è sempre più allargata parla di lui. In questo luogo è una presenza viva. Dopo tanto lavoro e dopo anni, gli ultimi anni di martirio, di sofferenza, come Gesù sulla croce, il 21 settembre è salito al cielo, è andato là dove Dio ha promesso ai suoi servi fedeli una gioia infinita. Sicuramente gli avrà detto: vieni, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Quasi prevedendo questo nostro saluto e soprattutto questo nostro grazie, grazie, grazie senza limiti a Dio per la vita, l'opera e la missione come le ha svolte Padre Civerra, non finiremo mai di dire grazie a Dio, quasi prevedendo che in questo tempo lui saliva al cielo e il Vangelo ci propone, adesso lo ascolteremo insieme, la parabola del ricco Epulone, un uomo che vive una vita sbagliata, ma anche di Lazzaro, l'uomo che si fida, si affida a Dio ed entra nella gioia di Dio. Ecco il nostro buon padre Giuseppe Civerra che ci ha voluti bene, che ci ha voluto tanto bene, a cui noi abbiamo corrisposto volendogli bene, ma mi sono chiesto tante volte chi è che non voleva bene a Padre Giuseppe e come non si poteva non volergli bene, ecco, bene a lui sicuramente il seno di Abramo, la casa di Dio, là dove c'è gioia piena, dove Dio è tutto in tutti, ecco là il buon Padre Giuseppe, dopo tanta fatica e anche tanta sofferenza, dopo aver amato il Vangelo, sicuramente è entrato. Ascoltiamo ora la parabola, ma non possiamo che viverla in rapporto con questa bella figura di sacerdote, di consacrato, di pastore delle anime. Una parola ancora più rappresentativa, più sintetica, innamorato di Dio, innamorato del suo sacerdozio, innamorato della gente. Ma ascoltiamo questa pagina di Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. C'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo mondo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre,
perché ho 5 fratelli. E li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. C'era, avete ascoltato, un ricco che non ha nome. Epulone è un soprannome, significa uno che mangiava, beveva, si divertiva e tutta la sua vita era mangiare, bere, divertirsi senza preoccuparsi di altro. Non si dice che era malvagio, non si dice che essendo ricco quelle ricchezze le aveva accumulate disonestamente, no, non si dice, ma era un uomo indifferente a Dio, indifferente agli altri, chiuso nel suo mondo egoistico. È stata la denuncia forte che Papa Francesco ad Assisi, nell'incontro con i rappresentanti, tutti i rappresentanti delle religioni del mondo, nel saluto conclusivo, ha soprattutto sottolineato l'indifferenza, la piaga dell'indifferenza, che tanti muoiono, lasciano indifferenti troppe, troppe persone, anche se è stata evidenziata la sua parola che santa non è la guerra, santa è la pace, e i battimani che hanno accompagnato il suo discorso sottolineavano la convergenza tra quello che lui diceva e quello che la gente sente. Quindi c'è un uomo che non sappiamo se ha fatto il male, non sappiamo, probabilmente non l'ha fatto, che si è arricchito ingiustamente, ma è un uomo che è vissuto solo egoisticamente, non aveva tempo per Dio, non aveva tempo per gli altri. Al di fuori della sua porta c'era un povero Lazzaro, ma quanti ce ne sono di poveri Lazzaro, che non aveva da mangiare, non aveva casa, non aveva da dormire, e con il tocco tipico di Luca viene detto solo i cani gli leccavano le ferite, solo i cani gli leccavano i feriti. Ma allargando il discorso, quanti poveri Lazzaro vivono i profughi, quelli che hanno subito la guerra, quelli che vivono nella violenza, quanti poveri Lazzaro sono davanti alla porta di casa del primo mondo, di chi sta bene, e davanti alla porta del cuore di chi è indifferente. Può bussare quanto vuole, quella porta non si apre. E allora, siccome la vita è uguale per tutti e ha una fine, quando questo uomo epulone, cioè egoista, termina la sua vita, dove si ritroverà? Là dove c'è pianto e stridore di denti. Prega, supplica, ma la situazione dopo la morte, la gioia o l'inferno, sono irreversibili per l'eternità. Di fronte quindi a una vita sbagliata c'è il povero, e mi tornano in mente la prima beatitudine, il primo guai di San Luca: guai ai ricchi, l'epulone, beati i poveri, il povero Lazzaro, che significa io mi fido di Dio, mi affido a Dio, quindi la mia vita la vivo seguendo la parola di Dio, la vivo realizzando quanto Gesù mi ha detto, la mia vita la vivo da povero, non decidendo cosa fare, ma facendo ciò che Dio mi ha chiamato a fare. La vivo condividendo con gli altri quel poco, quel niente, quel molto che Dio mi ha dato. Anche per lui c'è la fine. E dove si trova quest'uomo che è vissuto con tanta fede in Dio, pregando, facendo il bene, aprendo il suo cuore agli altri, nella gioia di Dio, che la parabola chiama il seno di Abramo, cioè là dove Dio è tutto in tutti. Questa parabola ci deve far riflettere. La nostra vita non è eterna. Anche questo caro nostro
confratello, caro padre Giuseppe, lui non voleva mai che si parlasse di morte, però il Signore l'ha chiamato a sé. Dove si trova? Nel seno di Abramo, perché la sua vita è stata tutta piena di fiducia in Dio. È difficile riassumere la vita di padre Civerra, ma era contentissimo della sua vocazione, contentissimo della congregazione, il sacerdote del Sacro Cuore, contentissimo di stare in questo santuario. Poi è stato contento di andare in Albania per annunciare il Vangelo. Il suo motto era gridare il Vangelo dai tetti. Lo gridava dal santuario, ha messo le trompe, lo gridava per strada, ha messo su la radio, lo gridava attraverso la radio, poi ha messo la televisione. E chissà che cosa non avrebbe fatto per gridare il Vangelo al mondo. So che ha tradotto anche il Vangelo nelle cassette tanti anni fa in arabo. Volevo che gli arabi ascoltassero il Vangelo. C'è un uomo che aveva il Vangelo dentro e non si fermava. E in questo santuario che c'era niente, era decadente, ma veramente decadente, lui ha fatto rinascere le strutture, la vita, l'incontro, e la gente lo ha amato, lo ha capito, l'ha sostenuto, l'ha aiutato. Noi non possiamo che dire grazie a Dio di questa sua bella vita. E alla fine, ecco, aveva paura di morire, aveva paura di soffrire, ma Dio gli ha chiesto anche degli anni di sofferenza. Paralizzato, accudito fraternamente dai suoi confratelli, visitato dai suoi parenti, ma ha dovuto arrendersi. Però io mi chiedo, ma in quel momento che ha saputo soffrire, ha sofferto, non ha ancora annunciato il Vangelo? Giovanni Paolo II, che ha annunciato il Vangelo in tutto il mondo, non lo ha annunciato anche quando malato non poteva più parlare, era immobilizzato, non poteva muoversi? Ecco, il Signore ci chiama a vivere il Vangelo, ad annunciarlo e a farlo conoscere a tutti. Ci può chiamare facendoci predicare, quanto amava la parola predicare padre Civerra, quanto amava annunciare il Vangelo, ma ce lo può chiedere anche andando in missione. Lui ha detto sì, è stato in missione, e io che l'ho raggiunto più di una volta in Albania, non parlavo molto l'albanese, anzi pochissimo, ma tutti lo capivano, tutti gli volevano bene, perché il volto, il cuore, l'anima, è quello che hai dentro che la gente percepisce. Poi gli ha chiesto di soffrire sulla croce come Gesù ha sofferto. Nella nostra vocazione di sacerdote del Sacro Cuore, il nostro fondatore diceva: se Dio vi chiede di salire sulla croce, ricordatevi che si salva il mondo attraverso la croce. E quindi oggi, nel sapere che finita questa vita, come è finita per padre Giuseppe, c'è un'eternità beata e c'è un'eternità di sofferenza, noi ringraziamo Dio perché il nostro buon padre Civerra è nell'eternità beata, pregherà per noi, non lo dimenticheremo, impossibile, pregheremo per lui, ma ci hai fatto vedere come si vive donandosi fino all'ultimo, dando tutto di sé. E quando il buon San Paolo, chiudo, nella seconda lettura parla a Timoteo, dice: tu uomo di Dio, tu uomo di Dio, annuncia il Vangelo, vivi nella mitezza, nella bontà, nella giustizia, cioè vivi una vita secondo il Vangelo, e non avere mai paura di professare la tua fede pensando all'incontro eterno con Dio. Credo che se avessimo dovuto scegliere due letture per ricordare questo padre che tanto amiamo, poi all'ottavo giorno, lui è morto il 21, faremo una messa più solenne perché i funerali sono stati fatti là dove sono i suoi parenti, dove lui ha espresso il desiderio di essere sepolto. Bene, lo ricorderemo ancora, ma lo ricorderemo tante volte. Veramente questo santuario, la TV, tutto parla di lui. Noi ringraziamo Dio e cerchiamo, padre Giuseppe, di seguire un po' i tuoi esempi, ma dal cielo non riposarti, prega per noi e per tanti che ti hanno voluto veramente bene. Il 21 settembre, quando Dio ti ha chiamato, era la festa di San Matteo. Un giorno Gesù ha detto a San Matteo: seguimi, e quell'uomo l'ha seguito fino alla fine. Anche a te un giorno Gesù ha detto: seguimi, e tu l'hai seguito. Grazie per l'esempio che ci hai lasciato.